Arrivato qua, cosa provi, cosa senti? L'hai cercato tu? Sì, come ha detto anche il direttore ieri, ho cercato di tornare a tutti i costi e sono contento, ritorno a casa. Questo per me è un motivo di orgoglio e mi metto subito a disposizione di una società importante nel quale ritrovo un mister che ha un feeling particolare. E ringrazio la famiglia Rosso, il direttore, il Bedin e il mister che ha fatto questa opportunità per ritornare. Quanto ha inciso la presenza di Carlo appunto qua a Vicenza per il tuo arrivo? Ma guarda, ha contato anche lui tanto, però sicuramente la mia voglia è tornare in un posto dove sono partito e voglio far tornare il Lane nelle categorie che merita. La differenza di palcoscenico, domenica in panchina a Udine, qua adesso siamo in Serie C, come la vivi? Ma guarda, io sono contento di essere qui a Vicenza. Per il Lane hanno regolato la categoria. Prima volta che faccio la Serie C, non nascondo che dopo 12 anni in Serie A, cioè, fare un salto di due categorie credo sia una cosa normale, tra virgolette, però mi assunto le responsabilità e vengo qua con la testa giusta, nel quale in poco tempo spero di ritornarci. Diversi tuoi colleghi comunque, e anche e soprattutto coetanei, decidono di andare all'estero a fare un'esperienza appunto diversa, se così si può dire. La tua motivazione principale è appunto quella di tornare a casa. Sì, come ha detto anche il direttore ieri, non nascondo che ho avuto diverse proposte, però da Serie A a Serie B, però come ho detto a Parma non era finito il mio ciclo e quindi avevo delle opportunità, però quando ho sentito il direttore e il mister ho fatto sì che la mia volontà era di tornare qui e non ho guardato altre cose. A livello fisico, come stai? Bene, l'unica cosa, come ha detto il mister, è che mi manca un po' il ritmo partita perché non ho fatto le amichevoli, però mi sono sempre allenato con la squadra dai primi di agosto. Ma tu nella tua carriera hai avuto diversi ruoli. Hai già parlato con Di Carlo sul ruolo che potrai interpretare qui a Vicenza? Guarda, ho parlato sì con il mister, sicuramente sono stati 2 giorni veramente intensi perché abbiamo dovuto incastrare tante cose che non era semplice. E da oggi mi allenerò con la squadra, mi metto a disposizione del mister per la sua situazione tattica e non ci sarà problemi da parte mia. L'unica cosa che conta è l'obiettivo, che Vicenza non deve più rimanere in queste categorie e faremo di tutto per ritornare il prima possibile in Serie B e poi pensare a qualche altra cosa. Ti ha sorpreso l'accoglienza dei tifosi biancorossi al tuo ritorno? Come ho detto, sono contentissimo di essere qui, ma non è che devo dirlo io, Vicenza è una piazza prestigiosa, adesso c'è una società importante, solida, a differenza di quando c'ero io, quindi ha inciso tante cose queste sicuramente. E poi come ho detto prima, adesso insieme ai tifosi, alla squadra, la squadra è buona, non ci nascondiamo, dobbiamo vincere il campionato. E tutti insieme, come ho detto, con i tifosi, con voi in stampa, dobbiamo spingere per arrivare a questo obiettivo che sarà difficile. Senti, scelta sportiva, scelta anche di vita, sei nato qua, i tuoi genitori che vivono qui, tornerai a vivere qui, ecco, al di là della scelta proprio di calcio, è stata anche una scelta di vita. Ma guarda, non ho mai messo, come ho detto prima, a me, soprattutto a Vicenza, io sono vicentino, come sapete ben tutti, ho tanti anni qui e io volevo ritornare qui, anche se adesso è una situazione dove la Vicenza è in Serie C, io sono qui nel quale mi metto a disposizione per far sì che torno nelle categorie che competano. Poi io adesso abito a Verona, alla famiglia di Verona, però quello non ha inciso più di tanto. L'importante è questa piazza, questo pubblico che non è niente da invidiare alla squadra di Serie A,
con il mio aiuto, con il mio contributo e di tutta una squadra riusciremo a portarla in categorie che li completano. Se ti hai fatto un anno di contratto, ci sono opzioni, accordi, cioè voglio dire il contratto, a noi ci è stato detto fino a giugno 2020, caso di promozione, voglio dire, ci sono delle opzioni, ci sono, vi ritrovate fra un anno, com'è la situazione? Guarda, la trattativa è stata gli ultimi giorni, ci parlavo col direttore negli ultimi giorni col ministro, è stata una cosa veramente molto complicata e rapida, perché c'ha dei discorsi, non nego, economici col Parma, categorie, e quindi non è stata semplice come trattativa. E io sono qua per un progetto pluriennale, l'ho già detto, ripetuto più volte, e poi da queste cose qua contrattuali a me non importa ora, però sicuramente sia il direttore che l'amministratore Bedin e la famiglia Rosso ha detto che avremo un progetto a lungo termine, quindi sono fidato sulla parola, non mi interessa aspetti economici adesso, la cosa che conta è Vicenza. Luca, il tuo curriculum parla chiaro, insomma, no? Hai giocato ad altissimo livello nazionale e il problema fino adesso per te è stato di affrontare giocatori importantissimi, italiani, stranieri, insomma qualitativamente alto. Ecco, adesso, la prima volta che vieni in C, sarà tutt'altra minestra ovviamente, no? Quindi piccoli campi, pochi spettatori, tasso qualitativo degli avversari qualche volta abbastanza basso, randellate maggiori. Ecco, da questo punto di vista pensi che ti adatterai facilmente o avrai bisogno di un po' di tempo? Ti dirò a breve termine, cioè, sicuramente come hai detto te c'è differenza, non è inutile negarlo, però credo di essere venuto con la testa giusta, so che c'è delle difficoltà come normale che siano. Però credo che dopo tutto parte dalla testa, io sono orgoglioso e ho messo davanti a tutto, ho messo Vicenza, hai capito? Ho messo questi colori che per me rappresentano tanto e quindi credo che dopo quando sei lì con la testa giusta le motivazioni sono alte e quelle altre cose sono in secondo piano. Luca, tuo fratello ha benedetto questa scelta? Ma credo di sì, cioè, sinceramente le scelte le ho sempre decise io, capito? Sicuramente mi confronto con mio fratello e credo che sia contento della mia scelta. Assieme a te quest'anno la società ha scelto altri giocatori di caratura caratteriale e anche di esperienza, ecco, probabilmente il mister ti chiederà anche questo, di stare vicino a ragazzi più giovani da aiutare a crescere. Sì, credo che la società ha fatto delle cose importanti per la categoria e se sta a noi e dimostrarlo sul campo. Conosci già qualcuno della squadra? Sì, ieri ho fatto il primo allenamento, tra virgolette, che dopo ho fatto col preparatore, però avrò modo di conoscerli meglio in questi giorni. Ma a livello appunto di curriculum, a livello personale, conosci qualcuno oppure? Sinceramente non ho giocato con nessuno, però di nome certi li conosco, certo. Senti, tu con Mimo hai fatto anche quel Viareggio fino alle semifinali, giusto? Sì, sì. Quindi è stato il tuo allenatore in primavera. Avevo 17 anni, quindi è passato 17 anni fa. Però l'ho avuto anche Chievo e il mister dopo. Poi hai esordito con Reia? No, io ho esordito con Mandorlini. Ah, con Mandorlini. Sarebbe. L'anno successivo. Due anni dopo, sì. Sì.